Grace Kelly, questa è la canzone che 10 anni fa ha fatto scoprire al mondo intero un grande artista che abbiamo il piacere oggi di avere nostro ospite. Mika, ciao. Buongiorno e buongiorno. Benvenuto a Radio Bruno. Grazie. Ciao Mika, è fantastico averti qui con noi. E la domanda è: 10 anni dopo Grace Kelly, sei diventato subito una superstar internazionale e tra l'altro fai tante cose ai massimi livelli. Come ti rivedi pensando a te stesso 10 anni fa? Una parte di me ha cambiato tanto, un'altra parte per niente. Dunque questo mix strano, perché quando tu inizi a fare questo lavoro c'è una parte di te che rimarrà sempre alla stessa età. E forse per questo motivo anche che ci sono dei musicisti che fanno questo mestiere, che quando iniziano a fare il primo successo a 15 anni rimangono dei ragazzi terribili per tutto il resto della loro vita, anche a 55. Però è importante di continuare a rischiare, continuare a prendere delle sfide, però non cambiare troppo o prendersi troppo sul serio sempre. Trovare l'equilibrio. E non deve essere facile però trovare l'equilibrio. Hai fatto un esempio calzante. Secondo me ci sono molte persone che quando realizzano tutti i loro sogni trovano un po' un vuoto, non hanno più fame. Tu invece sembri proprio all'opposto, curioso, pieno di voglia, quasi, di cose nuove. Ho quasi l'altro estremo. C'è un altro problema. Io sono molto curioso e dunque... Però penso veramente che questa curiosità e anche questa voglia di mettermi in gioco è la cosa che mi sostiene un atteggiamento felice e anche reattivo e creativo, perché quando sei troppo stabile è quasi più stancante che quando sei molto impegnato facendo delle cose che ti fanno paura. Dunque la paura mi ha aiutato a mantenere almeno un piede a terra e l'altro, non lo so, in posizione yoga molto alta da qualche parte. Bene. Senti Mika, abbiamo ricordato Grace Kelly perché è stato il primo grande successo. Sì. Anche la prima volta che sono venuto a cantare in Italia. In Italia. È stato Sanremo con Grace Kelly. Dunque esattamente. Lì ti ha conosciuto il canale pubblico italiano, poi da lì a pioggia un sacco di altri singoli di grande successo. Insomma, la musica. Poi un bel giorno, siccome abbiamo appena detto che sei una persona molto curiosa, no? È sempre work in progress, un bel giorno hai detto: ma perché non provo a realizzare un sogno che è quello di fare un programma televisivo tutto mio? Sì, un programma televisivo tutto mio, però anche con tanti amici. Dunque c'era questa idea che la televisione, nella mia generazione, io sono cresciuto con la televisione dove la musica non è importante. Ma proprio no. E forse possiamo fare finta che la musica è importante in televisione, però sarà una bugia stupida. Perché se non è un talent, dove c'è la competizione, e dove c'è il pathos, il meccanismo dell'eliminazione. Interessa meno, è vero. Interessa nessuno. Infatti questa è la critica che poi si fa di solito ai varietà, ai programmi di intrattenimento, sì, quando invitano artisti anche importanti, sì, relegati in un posticino così a margine di tutto, esatto, il resto di cose che non sono musica. Perché secondo te è così? Perché la musica adesso... Perché siamo in un grande momento di trasformazione della televisione, anche nel cinema, anche con i fiction, che infatti la televisione di domani non sarà per niente la televisione di oggi, che purtroppo ci saranno dei nuovi platform sull'internet, su streaming, che danno più la possibilità di mettere in valore in una maniera bella la nicchia, gli interessi particolari di ognuno di noi. Che vuol dire che dobbiamo vivere in questo momento una trasformazione, però detto questo è molto importante di difendere questa versione più romantica, più poetica della televisione quando c'è l'opportunità, e l'opportunità si presenta spesso con questa idea che è il servizio pubblico. In Inghilterra la BBC, in Francia France Télévisions, in Italia la RAI. Allora, anche se la RAI ha tantissimi problemi, è spesso manipolata dai politici, dai motivi di alcuni politici, anche è una bestia molto molto complicata, sì, non si balla facilmente, no, con la RAI, no. Però c'è il servizio pubblico, e questa idea della romance, della televisione romantica e poetica, fatta bene, fatta con cuore, dove possiamo creare delle cose che possono rimanere
fra un paio di anni è una cosa che fa parte della vocazione anche del servizio pubblico. Dunque l'opportunità è arrivata al buon momento con una rete che aveva voglia di vedere se c'era questa possibilità di ricreare questa televisione romantica dalla generazione dei nostri genitori, dei nostri nonni. Certo. Beh, la rete e farla modernamente colto, anche. Sì, sì, sì. La rete ha avuto l'occhio lungo a darti fiducia, tu hai avuto delle buone idee, hai portato sì, la tua ventata avuto, di novità. Hanno avuto assolutamente la fiducia, non so se hanno saputo come gestire il prodotto una volta che è stato fatto, perché il lavoro della squadra è stato pazzesco. È enorme. E poi come posizionare una cosa di questo genere? Lì non so se è stato gestito sempre nella maniera giustissima. A noi il programma piace, a questo proposito ci ascoltiamo una canzone che è anche la sigla del programma. Che ne It's My House. It's My House. E dunque It's My House, la nuova canzone di Mika, la sigla di Casa Mika, seconda edizione. Questa sera a proposito c'è la terza puntata sì. delle quattro. Volevamo ricordare che l'edizione precedente ha fatto il botto, è stato un successo pazzesco, si è stato premiato a Berlino con la Rose d'Or, che è un premio che viene riconosciuto ogni anno, questa era la 56esima edizione, al programma televisivo di intrattenimento migliore a livello mondiale. Quindi insomma, sì. un riconoscimento mica da poco. Davvero. Però questa stagione è molto più bella. Perché è molto più ricca, più piena di... Anche perché abbiamo preso l'opportunità di sperimentare ancora di più, che è sempre una cosa divertente. Ecco, a proposito di sperimentazioni, c'è della sperimentazione nel tuo nuovo lavoro discografico. Sappiamo che uscirà l'anno prossimo. La canzone sì. che abbiamo ascoltato è un'anticipazione. Poi le scrivi da solo, le canzoni ti chiudi in una bolla, scrivi anche in viaggio, visto che viaggi tantissimo. Quando trovi il tempo di far tutto? In studio e anche a casa. A volte inizio un pezzo da solo e poi trovo collaboratori, a volte trovo collaboratori, poi la finisce da solo, poi a volte scrivo totalmente da solo. È un lavoro che si fa con una voglia di esprimersi indipendentemente, però anche in collaborazione. Dunque, i sogni sono una cosa molto personale, giusto? Giusto. Però per realizzare ci vuole una bella squadra. Una bella squadra. Ti metti al pianoforte, come componi una canzone? Cosa fai? Con una nota. E poi diventa una cosa più elaborata. Però io scrivo la musica e anche le parole allo stesso tempo. Vedi, queste sono curiosità che noi chiediamo sempre, rischia di diventare una domanda monotona, ma è la curiosità principale, artista sì. per artista, ma scrivi prima la musica, prima le parole, no, tutte e due insieme. Penso che tu trovi la melodia e tu trovi la parola allo stesso tempo, perché sono molto collegati. E dunque, se tu dici sono felice, non funziona, dunque sono felice, funziona molto di più. È una cosa emotiva, una cosa naturale. Senti mica, c'è un'altra curiosità che volevamo toglierci, ce la togliamo anche a beneficio dei nostri ascoltatori. Dunque, tu sei una persona cosmopolita al 100%, perché sei libanese, madre libanese, papà americano. Cosmopolita è una maniera molto elegante di dire, tu sei una persona che assomiglia più a una valigia che a un essere umano. Okay. Mi piace l'idea della valigia dell'essere umano. Sei in Italia da un po' di tempo, grazie anche al programma appunto di cui abbiamo parlato. No, io sono qua proprio per girare. O per cantare e poi vai via. Sì, perché non ho mai passato più di alcune settimane qua ogni Davvero? Volta che sono qua, che è molto stancante. Mi piacerebbe tantissimo avere l'opportunità di posarmi qua, riposarmi qua un po' di più. Per esempio abbiamo domani mattina vado e devo girare tutta una stagione di The Voice in Francia e poi sono per due settimane alla BBC, dunque è una cosa che mi un po' forse nel futuro sarebbe bello di essere più l'anno prossimo più concentrato in un posto facendo l'album. E questa è la cosa che per me che... Ma come hai fatto a imparare l'italiano così bene restando in Italia così poco? Perché la mia prima lezione è stata a Londra, l'italiano, e poi abbiamo fatto due settimane lì e poi dovevo fare un tour asiatico. Dunque ho imparato la maggior parte del mio italiano durante un mese e mezzo iniziando a Tokyo con una professoressa siciliana. Allora fermi tutti, devi assolutamente svelarci questo segreto. Lo fai intanto a noi, perché adesso ci fermiamo un istante, va la pubblicità, state con noi perché tra poco naturalmente ritorniamo con Mika a Radio Bruno. Bruno Eccoci di nuovo insieme, oggi a Radio Bruno ospite Mika, una cosa che ci fa enormemente piacere. Ci ritroviamo su Relax Take It Easy, un altro dei tuoi grandi successi, ma ci eravamo lasciati qualche istante fa
parlando di come hai appreso velocemente l'italiano, di come ti piacerebbe stare un po' di più in Italia anche per riposarti, però gli impegni ti portano via. Avrai avuto modo però di capire cosa è bello e cosa meno dell'Italia o degli italiani in tutto questo tempo? Sì, però spesso sono collegati, le cose belle con le cose meno belle sono spesso collegate. Dunque, vanno a braccetto. Esatto. Si discuta tanto. Mm-hmm. Il vantaggio è che c'è sempre una discussione, un argomento, c'è sempre. Si parla, non ti senti da solo. Se vai a prendere un caffè in un bar, parli con tre persone. E non perché sono un musicista o sono in TV, no, perché si fa così in Italia. Che è un enorme piacere, è una cosa incredibile. Sai quanto ti senti da solo quando sei a Londra? Ma nessuno ti parla. Potresti andare per un giorno e nessuno ti parla. È triste. Qui in Italia si parla. Dunque questo è bello. Forse a volte anche troppo. Poi arriva la cosa che volevo dire. Forse a volte anche troppo. Perché si perde tanto tempo. Dunque vanno mano in mano queste cose qua. Perché l'Italia è un paese molto complesso e ho solamente potuto veramente capire questo negli ultimi anni. Un paese dove ci sono quasi tutte queste zone particolari con le loro particolarità, con le loro storie, con il loro orgoglio, è stato riunificato poco tempo fa rispetto al resto dell'Europa. Certo, ciascuno ha la propria identità. Esatto. Ed è orgoglioso, fiero. Non c'è questa mitologia. Ma noi che stessi abbiamo tutto. Spesso la sensazione di non essere esattamente un popolo unito. Ci sono diversi momenti in cui hai questa sensazione, a meno che l'Italia non giochi il campionato mondiale di calcio. E allora lì magari sì. C'è uno spirito diverso, ma diversamente su tante cose, insomma. Però è un altro argomento di cui si parla, quindi si parla forse troppo, chissà. Sì, però è un paese dove anche le cose che sono più negative, onestamente è un paese molto toccante, dove c'è sempre questo mix di bello e di meno bello, però arriva al cuore e questo vuol dire che è un paese... che ti droga velocemente. Senti, un paese che ti droga, questa ce mi la piace, scriviamo, sì, ce la scriviamo. Ce la scriviamo. Hai parlato di sentimenti, di cose belle. Stasera, la nuova puntata di Stasera Casa Amica, raccontaci qualcosa di più, qualche anticipazione su quello che vedremo. Allora, stasera c'è proprio questo effetto dove gli ospiti vengono e fanno delle cose da noi che non fanno mai da un'altra parte. Dunque l'idea che facciamo la pulizia con Giorgia, che è vestita come una donna di servizio, donna di pulizia, con la sciarpa, con la peruca, con i sì. Rotoli nella testa. I bigodini, ma proprio spruzzava. Parliamo di Giorgia Todrani, la nota cantante, sì, che questa sera vedremo. Spruzzava il detergente e stava pulendo il divano e il pavimento. Però l'unico problema è che questa cosa qua dovevamo farla per 40 secondi, però come abbiamo avuto un problema tecnico e il pubblico nello studio non sapeva che questa donna era Giorgia, la mandavano via. No, lei doveva continuare a pulire e dunque ha pulito per quasi 47 minuti aspettando, bloccata. Non pulivo così tanto neanche a casa mia da sé. Beh, però gli studi erano pulitissimi. E poi davvero. Boom, parte la canzone I Want to Break Free. Magnifico. E lei ha strappato tutto, il pubblico ha perso la testa e cantiamo insieme un pezzo di Queen. Perfetto. Poi c'è Caparezza che è arrivato e facciamo tutta una lezione come un sketch di Saturday Night Live dove ci sono tutti questi bambini che non sapevano che Caparezza arrivava e poi c'è anche il mio coinquilino Gregory che ha fatto il mio assistente di classe e io sono stato il supplente. Dunque la reazione di questi bambini con Caparezza, con me, con questo mostro Gregory è proprio una puntata piena di allegria e anche piena di fantasia, però sempre con un sottofondo umano. Mi piace, la guarderemo. Caparezza, Giorgia, c'è Rossi di Palma, un'attrice iconica di Almodovar, c'è... Chi c'è? C'è tanta gente, ho già dimenticato. Beh, insomma... Lina Sastri. Lina Sastri. Sì. Abbiamo dato qualche valido motivo per mettersi questa sera sul divano davanti a Rai 2 e godersi la terza puntata di Casa Amica. Insomma, direi che il resto poi lo scopriremo. Perché poi la quarta arriverà e la quarta è l'ultima. E non ci sarà più. Adesso cioè, intanto... L'anno prossimo... Chissà. No, non c'è. Ah, già deciso? Sì. Ho chiuso la quarta e voglio chiudere la quarta con un motivo. Perché per me questo viaggio di 2 anni finisce lì.
e anche questo, forse ci sarà un altro viaggio in Italia, però questa avventura dove con questo lavoro di squadra che abbiamo fatto deve finire a un questo punto, perché si deve bruciare tutto per ricominciare. Io credo molto in questo e probabilmente anche voi. Sì, sì. Dunque, decisione saggia. Ci vogliono delle chiusure belle, però non è una chiusura timida, è un pugno nello stomaco. Quindi godiamoci la terza in attesa poi della quarta, che sarà una roba. Boom. Sai cosa facciamo adesso? Ci fermiamo un attimo. Facciamo una, che ascoltiamo sì. un'altra canzone, perché sì. abbiamo detto tanti successi. Adesso ci ascoltiamo We sì. Are Golden. A tra poco con Mika. Sì. Torniamo in diretta con Mika su Radio Bruno. Ciao Mika. Ciao. Allora, non avevo mai avuto il piacere di vederti e hai effettivamente un'aria molto dolce, molto garbata, molto educato. Non sono molto dolce. Ecco, io vorrei capire questo. Cioè, sei buono come anche sembri? Preferisco il salato. Ecco, o sei uno di quei buoni, insomma, che quando si arrabbiano tantissimo, e cosa ti fa arrabbiare? Uno dei quei buoni. Sì, sai, le persone buone quando si arrabbiano sì. sono le più cattive di tutti spesso. Dipende, ma no, io non sono un buono. Preferirei non essere buono o cattivo, preferirei essere terribile. Un ragazzaccio. L'immagine che dai è quella di un ragazzo, chi non ti conosce privatamente sì. No, penso che in generale non si sa la mia reazione a tante cose. Penso che anche nelle interviste o nei interventi, anche sul palco, nei concerti, essere imprevedibile sì. è una cosa molto importante. Io sono non mi piacciono i stronzi però non mi piacciono quelli troppo buoni neanche. I ruffiani. No, dobbiamo essere noi. Sì. Dobbiamo essere noi. Mi piace. Gli altri sono già presi, dunque è meglio rimanere noi. Ti facciamo scegliere una canzone esatto. alla fine di questa chiacchierata. Okay. When Doves Cry di Prince, perché wow. è una cosa favolosa. Grazie. Ti piace? Ma tantissimo. Okay. Era una sorpresa perché non lo sapevamo. Non lo sapevamo, no. When Doves Cry di Prince è fantastico. Sono proprio rimasto così. Ti dà questo sentimento che ha dei ali. Ci salutiamo quindi anche a dei livelli altissimi come tutta la tua vita. Mika, ciao Mika, grazie. È stato un grandissimo piacere averti il nostro ospite, speriamo di poterci rincontrare magari in occasione dell'uscita del tuo album l'anno prossimo. La buttiamo lì così piano piano, l'appoggiamo piano piano. Grazie per essere stato grazie con noi. Ciao. Grazie.